Ragazze e ragazzi, ciao a tutti quanti. Come promesso, in realtà questo video lo sto facendo uno dopo l'altro. Come promesso, dopo aver fatto il video estetico, psicologico, sociale sui maschi, lo facciamo anche sulle femmine. Perché è vero che io non sono una femmina, ma è vero che ho il cazzo, sono etero, quindi mi trombo le femmine e soprattutto ho il cervello funzionante. Quindi posso parlare del vostro mondo? Certo che posso. Cominciamo, cominciamo signorine. Questo è un video tutto per voi, tutto per le femminucce. Cominciamo dai piedi. Moltissime donne hanno i piedi. Sì. Moltissimi maschi idolatrano i piedi femminili. Vabbè, quelle sono fetish, kink, parafilie, non mi interessano. Però anche voi avete i piedi. Generalmente voi femmine i piedi ve li curate tantissimo, cazzo, pedicure, tutto bello scrabbettino, tutto bello allisciato, non avete calli. È raro trovare una femmina con i piedi brutti, però ci sono. Ci siete, sì che ci siete. Quindi ragazzi vi chiedo, anche se siete delle gnocche da paura, anche se tutti vi vorrebbero trombare, e state bene attente. State bene attente perché essere l'oggetto sessuale di chiunque non è di che vantarsi, eh? Non c'è niente di cui vantarsi, ragazze, perché vuol dire che conoscete una valanga di morti di fica. Cioè, vorrei essere ben preciso, il fatto che tanti maschi vi vogliano scopare non vuol mica dire che siete fortunate o siete belle. Tagliatevi le unghie dei piedi, per favore. E se siete di quelle donne che si ricostruiscono le unghie in gel, smettete di farlo. Smettete di farlo. Stessa cosa vale per le mani. Perché, ragazze? Perché se vi ricostruite le unghie dei piedi e delle mani col gel, vuol dire due cose. O che avete bisogno di avere la parte bianca perfetta, bella lucida, bella bianco scuro, perché in realtà le unghie sono leggermente trasparenti e voi invece ve le fate bianco perla. Appiccicate alle vostre unghie reali, ovviamente, perché sono estensioni, sono extension delle unghie. Alcuni di voi però lo fanno perché hanno le unghie delicate, le unghie deboli, che si spaccano facilmente, che non durano. E allora, ragazze, lì dovreste porvi delle domande salutistiche e alimentari, perché se avete bisogno di farvi le unghie finte, perché quelle vere vi si rompono, c'è qualcosa che non va nella vostra alimentazione e qua dentro, perché anche il nervosismo rompe le unghie. Saliamo. Giusto che è inverno. Saliamo, saliamo. Voi femmine, ringraziando Padre Naturo, non siete pelose come noi. Sì, evitiamo le battutine, ci sono le donne pelose, ma nessuna donna sarà mai pelosa come un maschio, ovviamente. Moltissime donne hanno le gambe, ora dividiamo per anatomia, le gambe dalla caviglia al ginocchio. Generalmente i peli di voi femmine si fermano alla gamba. Sono poche le femmine che hanno i peli sulle cosce, ma voi donne comunque vi depilate le cosce con la ceretta. Per me è una stronzata gigantesca. Poi ci sono le donne ci sono le donne che si passano il rasoio sulle cosce. Oh mio Dio, perché fate una cosa simile? Avete quelle cosce perfettamente lisce, morbide, e voi... No! È una delle cose più sbagliate che potete farvi, passarvi il rasoio a lama sulle cosce. Vi prego, non fatelo, siete delle scellerate. Ma ritorniamo alle gambe. Ragazze, vi do una bella notizia. Bazzicando su internet, ovviamente si trovano tanti post comici, diciamo, del fatto che l'inverno è la stagione ideale per le donne per non depilarsi. Vero, vero. Voi potete fare quello che volete col vostro corpo, ma innegabilmente il fatto che abbiamo questi
4, 5, 6 mesi di freddo fa sì che voi stiate fondamentalmente coperte. L'unico momento in cui d'inverno siete nude è quando scopate. E credetemi, ragazzi, oh, ragazze, credetemi, ragazze, che nessun maschio ha mai rifiutato una fica perché aveva qualche peletto quella. Certo, mi rendo conto che se state andando a un appuntamento galante con una persona nuova, dove alla fine ci si aspetta il cazzo, non ci andrete certo pelose. Lo capisco, ma parliamo di altre situazioni, non che domani avete un appuntamento per scopare. Vi sto dicendo, ragazze, che è inverno. Potete farvi crescere i peli. Oh, ragazze, è inverno. Non depilatevi le gambe, fate crescere quei peli. Imparate a comprendere il vostro corpo, a conoscerlo. Io scommetto che, anzi, per certo, per assoluto che è così, che voi ragazze vi fate la ceretta settimanalmente, forse anche di meno di 7 giorni. Quante di voi si sono viste le proprie ascelle e le proprie gambe pelose da quando hanno cominciato a farsi le cerette? Vedi? Vedi che non c'è nessuno? Lo vedi? Quanti di voi si sono viste le gambe e le ascelle pelose da quando, all'età di 15 anni, non so, 14, avete cominciato a depilarvi attivamente? Zero? 0, 1, 2, vedo quello qualcuno alza la mano, siete 4, 5. Ma di fatto, da quando voi femmine entrate nel circolo vizioso della depilazione, lo fate per tutta la vita, finché non crepate. Da notare che questo video sta durando quanto quello degli uomini e siamo solo alle gambe. Perché la moda, la società, il governo, se vogliamo espandere a livello complottistico, ha giocato tantissimo sul ruolo estetico, visivo, sessuale della donna. Voi femmine siete considerate delle bambolette piccole e carine da secoli, da millenni. Dato che la società è sempre stata patriarcale, il vostro ruolo è sempre stato marginale, cioè belle e zitte. E questa cosa permane ancora oggi. Quindi una delle prime cose che imparate da piccole è: ma quanto sei carina? E ma che ti dici? E potete smentire? No, non potete. Da piccole vi viene subito insegnato che siete belline, che bellissime, che bellina questa bambina. Basta! Basta! Abbiamo ancora 1, 2 mesetti pieni di fresco. Io vi dico, smettete di depilarvi le gambe. Guardatevi le gambe pelose. Saliamo. La fica. Sì, la fica. Ah, proprio quella. C'è chi se la depila e chi non se la depila. C'è chi se la depila tutta e chi se la depila in parte. Io vi dico, a quelle che se la depilano, di non farlo più per un po' di tempo. A quelle che non l'hanno mai fatto, perché ci sono donne che non si sono mai volute denudare la passera, fatelo, vedetevela. Anzi, vi dico di più, fatevi la... No, ma io non... Scusatemi, ragazzi, io non vi suggerirò mai di farvi la ceretta alla fica. Andateci di rasoio. Non mi farei mai la ceretta a una delle parti più molle del mio corpo. Quindi toglietevi i peli della fica in qualche modo che io non voglio sapere e puntateci uno specchio davanti. Molte ragazze le prime volte si sono guardate la fica allo specchio, ma molte no. Molte femmine hanno vergogna della propria pussy, il che è vergognoso. E allora Vespertini vi dice: depilatevi la pussy e puntateci uno specchio gigante davanti, guardatevela, perché voi dovete sapere com'è fatta la vostra pussy. Dov'è
Al contrario, dico a quelle che se lo depilano cronicamente da quando hanno 13 anni e mezzo di farvela crescere. Ricordatevi come la vostra fica pelosa e ricordatevi che colore hanno i peli della vostra fica. Saliamo. Alcune donne hanno i peli sulle braccia, altre non ne hanno. Stesso discorso per i maschietti e per le femminucce. Quelle che hanno le braccia pelose provino a farsi la ceretta, quelle che invece se la fanno sempre provino a lasciarsi andare. Basta, basta ragazze, è inverno, siete tutte coperte. Oh, eccoci, eccoci. Le ascelle. Quello che mi sono scordato di dire ai maschi, ma tanto i maschi vedranno anche questo video, ne siamo sicuri. Ragazze, indubbiamente, indubbiamente, più ancora delle gambe, la parte più rasata, più contestata, più guardata, più criticata, poverina, di voi femmine, voi, non noi, voi, sono le vostre ascelle. Credo che più schifoso di immaginare Trump nudo sia una femmina con le ascelle pelose. E la società, da quasi 100 anni, meno di 100 anni comunque, vi ha detto che voi femmine dovete radervi le ascelle. Sì, e voi lo fate. Da brave burattine voi lo fate. Ora io vi dico, vi chiedo di smettere di farlo. Smettete, smettete di farlo. Guardatevi le ascelle pelose. Ricordatevi come sono le vostre ascelle da pelose. Vi ricordate, ragazzi, la moda di qualche anno fa, 2014-2015, quando quelle ragazze inglesi si fecero crescere le ascelle e se le tingevano? Sì, ve lo ricordate, le ascelle azzurre, le ascelle rosa. Ora, per quanto fosse carina quella cosa, era un modo abbastanza cretino a parer mio e probabilmente anche dettato da quelle matte delle femministe, di valorizzare in maniera carina la propria naturalezza. Cioè, io non voglio più depilarmi le ascelle, ma siccome non voglio traumatizzare gli altri, me le coloro per renderle carine. No, no, questo è comunque, hai comunque fallito, perché non riesci ad accettare le tue ascelle per quello che sono e le devi colorare comunque. Quella fu una moda abbastanza cretina, infatti è passata subito per fortuna. Però sul serio, ragazze, fatevi crescere le ascelle. Sì. Perché credetemi, ragazze, ragazze, se il vostro uomo, parlo ovviamente di un uomo che già vi conosce e vi ama, non di uno sconosciuto, ma anche di uno sconosciuto. Se trovate un uomo che non vi scopa perché avete qualche pelo sul corpo, siete in compagnia di un omosessuale. Saliamo la testa. Come ci divertiamo qua! Tutte le femmine del mondo, nessuna esclusa, tutte le femmine del mondo si truccano. Tutte. C'è chi si trucca solo per gli eventi speciali, c'è chi si trucca qualche volta durante la settimana, c'è chi si trucca ogni giorno. Io conoscevo una ragazza che non usciva di casa senza la matita negli occhi, la matita normalissima nera. Questa ragazza mi disse, vi parlo di più di 10 anni fa, forse 15 anni fa. Questa ragazza mi disse che lei non usciva di casa senza la matita negli occhi. Capito, ragazzi? Non uscire di casa se non sei truccata. Ora, il trucco è un trucco, appunto, la parola stessa lo dice, un trucco che avete voi femmine, ma anche noi uomini in effetti, per renderci più appetibili, sia esteticamente, visivamente che sessualmente. Trucco e sesso sono sempre andati di pari passo. Ora io però vi chiedo una cosa. Mamma mia, già le vedo tutte scappare, già state scappando tutte. Io vi chiedo, ragazze, di non truccarvi per una settimana. Solo una. Solo una. Sì, anche il fine settimana. No! Voi non troverete mai una femmina che esce di casa nel fine settimana struccata.
Non la troverete mai. Il giorno che la troverete, sposatela. Al tempo stesso, dico alle ragazze che non si truccano mai o che si truccano pochissimo, di truccarsi per una settimana intera, non da battone, di truccarvi in maniera tranquilla. Magari mettete solo la matita, poi il giorno dopo mettete solo l'eyeliner, poi il giorno dopo mettete un leggero lucidalabbra, le cose tranquille, ma fatelo, fatelo. Dico a voi di guardare la vostra faccia per una settimana struccata, come è realmente. E dico a voi di truccarvi, di vedere com'è la vostra faccia con uno dei più famosi marchingegni per l'estetica femminile. Fatelo, fatelo. Il trucco non ha mai ammazzato nessuno, credo. Poi arriviamo ai capelli. I capelli, l'accessorio della sensualità femminile per eccellenza. I capelli. Beh, c'è poco da dire. C'è poco da dire. Alle ragazze con i capelli lunghi chiedo di tagliarseli corti. Sì, proprio un caschetto, se non addirittura più corti. Ci sono molte donne, non intendo quelle famose tipo Anne Hathaway o Jennifer Lawrence o Michelle Williams. Ma ci sono molte donne che si tagliano proprio il capello corto, corto, alla maschietto sbarazzino. E sono molto belle, certo che sono belle. Al tempo stesso chiedo alle ragazze che generalmente portano i capelli lunghi di farseli allungare. Sì, mi rendo conto che, come si dice in Italia, ci vuole tanto a far crescere ma poco ad accorciare. Cioè, è chiaro che non potete farvi allungare i capelli domani. Richiede una certa dose di pazienza. Poi i capelli più sono lunghi, più sono complessi da gestire, da lavare, da asciugare, lo capisco, ma fatelo. Anche a voi femmine dico uscite dalla zona di comodità e per voi sarà difficilissimo, perché la società, la moda, il governo, la fica e il cazzo vi hanno sempre costretto ad apparire in un certo modo. E domenica, se io ora andassi al centro commerciale, vedrei fiumi di femminone vestite alla grande, con i tacchi, senza tacchi, truccate, con i capelli fatti, a girare per il centro commerciale. Voi femmine siete state lavate nel cervello per essere fondamentalmente delle bamboline belle e carine. Non c'è nulla di male nell'essere delle bamboline belle e carine, purché siate voi a deciderlo. Voi. Nella società, nei maschi. Quindi io vi chiedo, ragazze, fate tutte quelle cose che non fate normalmente. Conoscevo una ragazza, circa 4-5 anni fa, che andava dal parrucchiere tipo una volta al mese, una cosa così, perché si manteneva lo stesso taglio, si manteneva la stessa capigliatura, cioè frangetta davanti, un po' più lunghetti dietro, ma sfumatini. Lei si manteneva i capelli così. Poi scoprimmo che fino all'età di liceo, quindi 18-21 anni, non solo non era bionda, lei si tingeva, ma era castano normale, castano più chiaro del mio, il classico castano cioccolato delle Mediterranee, e i capelli lunghi. Cioè noi scoprimmo che al liceo aveva uno stile oggettivamente più bello. All'università si cambiò totalmente e si manteneva quello stile. Bene, tu puoi mantenere quello che vuoi, ma quando non esci dalla zona di comodità e ci rimani per anni, non per mesi, per anni, non solo disabitui te alla tua vera forma, your true form, your final form, ma abitui anche gli altri a vederti per una cosa che non sei. Qual è il succo di questo video, ragazze, e di quello di prima per i maschietti? Noi nasciamo in un modo. Durante l'arco della nostra vita, tramite esperienze psicologiche, sensoriali, da altri, da noi stessi, eccetera, eccetera, decidiamo di cambiare.
c'è chi non cambierà tutta la vita e c'è chi cambierà per tutta la vita. Ma bisogna trovare un equilibrio. Un equilibrio, ragazzi. Perché un giorno ti si romperà la matita e allora che fai? Non esci di casa? Un giorno ti finirà la tinta per capelli e allora che fai? Non esci di casa? Un giorno ti troverai i pidocchi in quella barba schifosa di merda che non ti radi da 7 anni. E allora che fa? Non te la radi? Il punto qual è, signore e signori? L'estetica è importante sia per noi stessi che per gli altri. È giusto curarsi, ma non è giusto schiavizzarci noi da soli, schiavizzarci in una forma estetica in cui poi rimaniamo ingabbiati. Rimanere ingabbiati, ragazzi. Smettete di fare le cose che fate da anni e poi ricominciate a farle. Me ne frego un cazzo. Ragazzi, a vespertili, se vi radete l'ano, le ascelle o vi fate le unghie da hobbit, a me non frega nulla. Ma non fatelo per tutta la vita. Perché poi la vostra vita diventerà quello. E voi che cosa volete essere? Voi volete essere una capigliatura? Volete essere un'ascella perfettamente depilata? Da Vespertini è tutto, due bacetti. Manneg. Che nabo. My boy, this peace is what all true warriors strive for. Throughout Syria, worst lord of the sea, sit,